Se ti chiedi perché il lutto per il tuo animale fa così tanto male, la risposta è presto detta. Perché con il tuo animale hai condiviso vita e nella vita sei cresciuta, sei cambiata, hai affrontato tante sfide, hai condiviso momenti belli di divertimento e anche è stata probabilmente l'unica presenza che ti è stata vicino nei momenti più difficili e sfidanti che hai dovuto attraversare. Ciao, sono Carolina Venturini, Animal Coach, e oggi vediamo i tre motivi per cui è veramente importante elaborare il lutto per il tuo animale. Il primo motivo è legato alla tua crescita personale, e cioè insieme al tuo animale c'è stato un prima e un dopo, sia nella vostra relazione, sia nella persona che sei diventata e che eri. Eri una persona quando l'hai incontrato? Sei una persona ora che attraverso il lutto, sarai una persona quando avrai terminato di elaborare il lutto. Però per capire chi puoi diventare, chi sei stata, chi sei e chi potresti essere, l'elaborazione del lutto è una parte importante. E questo perché riuscendo a cogliere tutte le fasi trasformative della tua esistenza insieme al tuo animale, puoi anche cogliere come crescere, dove cambiare e quale trasformazione apportare nella tua vita, oppure dove integrare gratitudine e riconoscimento. Il secondo motivo è legato alla relazione che hai avuto insieme al tuo animale. Ogni relazione ha un ciclo di vita e nel ciclo di vita c'è anche la fase della chiusura, quindi la parte terminale della relazione. Riuscire a concludere una relazione significa riuscire anche a cogliere il valore di questa relazione nell'insieme della tua esistenza. Concludere non è mai facile, soprattutto per quelle persone che con la chiusura, con il termine di un affetto hanno più problematiche. Però riuscire a chiudere in maniera positiva un'esperienza è una grande forza che ti può portare oggi a trovare quelle risorse interiori per sentirti comunque in presenza di te stessa, nonostante la mancanza e l'assenza di quella relazione che ti nutriva e che era così tanto importante per te. Il terzo motivo è legato alla tua energia vitale, e cioè tutte quelle situazioni che restano aperte perché non vengono affrontate per la paura del troppo dolore e che vengono semplicemente accantonate senza dargli un giusto spazio, un giusto momento, un luogo appropriato dove poter esistere, dove poter dire la propria verità, tolgono energia e tolgono la possibilità di rinnovarsi attraverso la consapevolezza, e questo significa dare profondo valore e onorare l'amore che hai ricevuto, che hai dato e la vita che avete vissuto insieme, tu e il tuo animale.